Benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video di una piccola serie che ho deciso di fare per questo dicembre. Diciamo che è d'uso ormai da tanti anni qua su YouTube fare appunto i video dei preferiti a fine anno, però secondo me ci si perde un po', diventano un po' troppo lunghi, anche dividendoli magari fra beauty e makeup a volte ci si perde. E così ho pensato che potesse essere interessante magari fare dei video più brevi, più piccoli, insomma anche semplici da vedere, che però fossero con un tema specifico. Quindi il tema di oggi sarà la doppia detersione, quindi lo struccaggio serale con cui appunto ci liberiamo dal make up e la detersione nel mattino, e raccontarvi quindi quali secondo me sono i prodotti migliori che io ho potuto provare in questo 2022, quindi parlarvene. Quindi sigla e iniziamo. Allora, levo gli occhiali e inizio subito a raccontarvi quali sono appunto i miei prodotti preferiti per detersione e struccaggio serale. Prima di iniziare, se vedete i miei occhi un po' diciamo strani, è perché oggi ho fatto il ritocco del laser alle palpebre. Quindi è stato appena eseguito, sono arrossate, sono gonfie e hanno ancora ovviamente i segni del laser. Se volete saperne di più, nei prossimi giorni metterò online proprio un vlog dove vi farò vedere il trattamento e quindi ne saprete qualcosa in più. Iniziamo subito però col video di oggi, e appunto il tema, come dicevo, è lo struccaggio della sera e la detersione del viso il mattino. Questi insomma sono i due momenti su cui ci focalizzeremo, partendo proprio dallo struccaggio serale. Come tecnica che adoro per struccarmi la sera, io adotto la doppia detersione. Ovviamente ci sono tantissimi modi per struccarsi: c'è chi usa la micellare, c'è chi usa il latte detergente, c'è chi adora i prodotti schiumosi, ma con questi difficilmente riuscite a togliere le fasi grasse del make up, quindi correttori, fondotinta, blush e contouring in crema, mascara e rossetto per le labbra, perché questi sono a base grassa e quindi difficilmente riuscirete a toglierli con un prodotto a base appunto schiumosa da utilizzare con l'acqua. Proprio per questo motivo di regola si usano appunto per esempio sugli occhi, per sciogliere bene il mascara, prodotti come i bifasici, che appunto hanno una fase acquosa, una fase oleosa. Shakerandoli si crea appunto una soluzione che, avendo dell'olio appunto all'interno, riesce a sciogliere bene per esempio il mascara, che è una fase grassa. Io diciamo appartengo a quella fascia di donne che invece ama proprio struccarsi solo e soltanto con la doppia detersione. Questa nasce praticamente in Corea, le donne coreane utilizzano appunto la doppia detersione. Si sa che la Corea è avanti anni luce nel mondo della skincare, i prodotti coreani sono sempre molto all'avanguardia, e quindi diciamo pian piano la skincare coreana è approdata anche in Occidente, e la doppia detersione è proprio uno dei capisaldi diciamo della skincare coreana. Consiste proprio nell'utilizzare due step per struccarsi, dove come primo step si utilizza un prodotto oleoso, che può essere proprio un olio o un burro o anche un latte detergente molto ricco appunto di attivi oleosi, con cui andare a sciogliere il make up. Il grasso scioglie il grasso, quindi questi prodotti appunto a base burrosa, a base oleosa, vanno a sciogliere bene il trucco sul viso, che poi viene asportato grazie all'utilizzo di un pannetto in microfibra. Soltanto a questo punto si sciacqua il viso, ovviamente rimarrà sul viso una sorta di patina oleosa mista di prodotto che abbiamo utilizzato per struccarci e di make up, e a quel punto è utile utilizzare un prodotto a base appunto tipo gel, schiuma o comunque un prodotto che faccia della schiuma con l'acqua, per andare a detergere a questo punto. Quindi prima fase struccare, seconda fase proprio detergere e asportare via ultimi residui e prodotto che può essere rimasto sul viso insieme al make up. Questa è appunto la doppia detersione. Io la adoro, mi trovo bene con questo tipo di struccaggio, perché ritengo che nessun metodo, così come la doppia detersione, vada veramente a pulire la nostra pelle veramente a fondo. Non rimane nemmeno un pochino di trucco sul viso. Potete fare la prova con un pannetto di cotone bianco, anche con un dischetto di cotone bianco a fine struccaggio, e vedere che proprio avete asportato tutto. Anche i mascara waterproof più ostici
lacci, tinte labbra, fondotinta, qualunque cosa. Per questo motivo diciamo che questi sono i prodotti che prediligo e che appunto io vi consiglierei di utilizzare per la vostra, per il vostro struccaggio serale. Il mio preferito, i miei preferiti per fare la prima fase di detersione per il 2022 sono un olio e un burro. Ho voluto appunto proporvi sia l'uno che l'altro. Di tutti i prodotti che vi cito ovviamente troverete in info box l'elenco con anche il relativo link, così se vorrete andare a saperne un po' di più sul prodotto o anche a comprarlo avrete un riferimento. Il mio preferito come olio, ma non solo nel 2022 ragazze, da tanto tempo, però non ho trovato nulla che mi soddisfacesse più dell'olio Pai, e quindi anche quest'anno l'olio Pai se ne va dritto dritto tra i preferiti per lo struccaggio. È un olio con diciamo anche una marcia in più, che è l'aromaterapia, perché ha questo profumo veramente super avvolgente. È un olio a base di rosa canina e ha anche un'alta concentrazione, vado a vedere proprio la lista degli ingredienti, di omega 3, omega 6, omega 7 e omega 9 più carotenoidi antiossidanti. Strucca benissimo ragazze, è veramente molto piacevole anche dal punto di vista appunto aromaterapico, è quasi una coccola anche per i nostri sensi, appunto per il nostro olfatto. Io l'ho ricomprato almeno 3 o 4 volte, cerco appunto sempre di alternarlo con altre cose per potervi proporre nuovi prodotti, però torno costantemente ad utilizzare questo prodotto che è ottimo per la mia pelle, perché essendo un olio non devo neanche fare dell'attrito per struccarmi, quindi la mia pelle che magari contorno occhi diventa più fragile con l'età, la pelle tendenzialmente mi si secca in certi punti, soprattutto d'inverno con il freddo gradisco un olio perché proprio a livello di sfregamento attutisce e forma quasi un cuscinetto tra le dita e la pelle, quindi è veramente ultra delicato, a parte il fatto che strucca proprio benissimo ed è super piacevole come profumo, quindi lui. Stessa cosa potrei dire per il Pro Collagen Cleansing Balm di Elemis. Qua in questo caso abbiamo un burro super piacevole da utilizzare, praticamente l'ho... Scusate, volevo farvelo vedere aperto, ce l'ho fatta. Super piacevole da utilizzare, è un burro, quindi ne andate a prelevare un po', d'inverno tende a solidificarsi e praticamente lo andate a scaldare con le vostre mani, diventa appunto quasi un olio, anche se non vi scivola via, rimane con una consistenza appunto che aderisce molto bene alle vostre mani, andate a spalmarlo sul viso, anche sugli occhi, a lavorare delicatamente anche la zona perioculare senza problemi, scioglie tutto il make-up in estrema delicatezza. Anche qua abbiamo una spiccata profumazione aromaterapica, estremamente piacevole, non brucia gli occhi, strucca benissimo, vi lascia la pelle morbidissima. Quindi senza dubbio posso dire che questi sono i migliori struccanti per quanto mi riguarda per la prima fase, quindi la fase di sciogliere il trucco, quindi la prima fase della doppia detersione. A questo punto io vado a prendere un pannetto in microfibra, lo bagno con acqua tiepida, lo strizzo bene e per asportare appunto i residui di prodotto che è rimasto sul viso, appunto che ho spalmato sul viso insieme ovviamente ai residui di make up, utilizzo proprio il pannetto. Il mio preferito da anni, e quindi lo riconfermo anche nel 2022, è il Delete Makeup, che appunto potete trovare anche su Amazon. È un guantino in questo bel color fucsia, morbidissimo, si lava in un secondo, questo è un altro dei suoi pregi. Subito dopo averlo utilizzato io vado a metterci un pochino di detersivo di lavatrice che tengo in un dosatore, proprio un push diciamo di detersivo al Marsiglia, sfrego un secondo e viene perfettamente pulito, lo uso tutte le notti, lo tengo direttamente là nel lavandino, lo pinzo praticamente a un gancetto che ho lì nel lavandino, l'indomani mattina lo trovo asciutto e tranquillamente insomma lo uso e lo riuso, questo ce l'ho credo da almeno 2 anni ed è perfetto ed è il mio preferito in assoluto tra tutti i pannetti provati, continuo ad utilizzare lui perché mi soddisfa più degli altri. Seconda fase della detersione. Seconda fase della detersione, cosa facciamo? Dopo che abbiamo passato il pannetto è il momento di detergere il viso, quindi di asportare eventuali residui che sono rimasti nei nostri pori, che comunque sono rimasti sul nostro viso, con una bella schiuma che deterga a fondo il viso e lasci proprio una sensazione di pulizia perfetta, che poi sono gli stessi prodotti che se volete potete utilizzare il mattino dopo quando non farete appunto il primo step di detersione, scusate, di struccaggio con i prodotti oleosi, ma
andrete direttamente alla detersione. I miei prodotti preferiti sono questi due. Sono questi due perché sono estremamente delicati, lenitivi, adatti anche a pelli ultrasensibili, reattive o che usano acido retinoico, e a pelli che magari reagiscono al freddo screpolandosi, arrossandosi, quindi sono ultra delicati. Questo vuol dire che non solo vanno bene per le pelli ultra delicate ovviamente, ma anche per tutte le altre, però li posso consigliare veramente senza problemi anche a chi ha problemi di pelle veramente delicata. Dr. Jart, che diciamo è abbastanza presente nella mia skincare, me lo sentite nominare spesso perché è un brand che amo, ed è il Tiger Grass Enzyme Foam Cleanser. È una specie di appunto schiumettina, una sorta di consistenza quasi tipo un dentifricio, non so se avete presente, che però è morbidino e fa subito una soffice schiuma molto cremosa, ecco. È a base appunto di erba della tigre, che come sapete è la centella asiatica, super lenitiva, super riparatrice, quindi estremamente delicata. Se avete del make up non con fasi grasse, quindi che sono semplicemente un po' di blush, un po' di polvere sul viso, un po' di cipria, potete anche andare direttamente con questo la sera, anche se a mio avviso fare una doppia detersione è in ogni caso la cosa migliore. Niente, questo lo amo, mi piace tantissimo ed è proprio formulato per pelli veramente sensibili. Stessa cosa posso dire per questo prodotto, che è di si chiama, aspettate, il brand Pestlo, è un prodotto coreano che ho comprato da YesStyle. Anche in questo caso vi lascio un link, vi lascio anche un codice, che ragazze ignoro se sia funzionante per questo tipo di prodotti, perché in questo periodo ci sono un po' di promo eccetera, ma è un codice con cui io posso appunto darvi un piccolo sconto sugli acquisti, non su tutto, voi dovete provarlo e ve lo lascio in info box. Se vi va provatelo, se funziona sono molto contenta per voi, insomma, se vi posso concedere un piccolo sconto. E si chiama Our Recipe, quindi la nostra ricetta. Ed è praticamente un detergente che vedete sembra in gel, in realtà ha una specie di consistenza gelatinosa oleosa, quindi è proprio una sorta di olio detergente che però fa una bella schiumetta extra delicata. Probabilmente il detergente tipo gel più delicato che abbia mai provato in assoluto, è una meraviglia, mi piace da impazzire, è 100% vegan e niente, lo trovate su YesStyle, ve lo straconsiglio perché secondo me è eccezionale. La dicitura che trovate sul prodotto è infatti proprio oil to foam, quindi da olio si trasforma in schiuma, e sono andata a vedermi gli ingredienti e dice appunto che è un prodotto vegan, cruelty free, ipoallergenico, e che è un cleanser appunto infuso con pera, melone, chica, quindi anche qua c'è centella asiatica, estratto di papaya, e ha un pack eco friendly e praticamente è adattissimo per pelli sensibili e che hanno bisogno appunto di idratazione. Ragazze, io lo amo, lo adoro, mi piace moltissimo, e insieme appunto a questo di Dr. Jart è uno dei miei preferiti. Questo appunto è un po' più oleoso, gelatinoso, questo è un po' più una specie di cremina mussosa, quindi hanno una consistenza un po' diversa a seconda del mood della serata, magari, o della mattina, scelgo l'uno o l'altro. Cosa faccio sempre però nella fase del mattino, quando praticamente vado a detergere il viso? Utilizzo il Luna, in questo caso io ho il Foreo Luna 3, che è appunto uno dei device più avanzati della serie Luna, però potete anche utilizzare un Luna classico, perché io non vi parlerò appunto adesso del microcorrente che può, o con cui può essere utilizzato anche il Luna 3, ma semplicemente della sua funzione di device per la pulizia del viso, quindi praticamente device che va a utilizzare tutte queste vedete micro diciamo escrescenze appunto di silicone che vanno a pulire per bene il vostro viso appunto grazie alle vibrazioni, alle pulsazioni soniche che appunto fa il Foreo. Quindi ci metto diciamo un po' di prodotto, non l'olio, l'altro, ci metto un po' di prodotto sopra o di Dr. Jart, lo accendo e vado a lavorare, a pulire bene il mio viso. Questo non solo detergerà molto bene, farà detergere insomma molto bene il mio viso, ma
mi aiuterà anche con una piccola azione di esfoliazione. Sapete che l'esfoliazione è alla base dell'anti-age, perché dopo una certa età il turnover cellulare rallenta, quindi il nostro corpo fa molta fatica a sincronizzare il perfetto meccanismo di sostituire le cellule morte, appunto, nel nostro viso, in questo caso chiaramente stiamo parlando del viso, con le nuove cellule che nascono. Sapete che la nostra pelle è formata da strati e in sostanza la nuova cellula nasce nello strato più profondo per risalire in superficie fino alla nostra, appunto, epidermide. A quel punto scalza via la cellula morta, appunto, che viene sostituita proprio dalla nuova cellula appena nata. Però questo meccanismo non è più sincronizzato alla perfezione come quando eravamo giovani, quando appena la cellula moriva veniva sostituita. In questo caso non c'è una sincronia perfetta e quindi la cellula morta permane sul nostro viso un po' più di tempo prima che arrivi la nuova cellula a sostituirla. Quindi, appunto, questo turnover, appunto, questo turnarsi appunto delle cellule non è perfettamente sincronizzato. È per questo che dobbiamo aiutare il nostro viso a esfoliarsi o meccanicamente o chimicamente, in questo caso appunto meccanicamente, grazie a un device che aiuta appunto la nostra esfoliazione. Apriremo poi, magari, se volete, il capitolo della esfoliazione, se vi va, farò un video a tema anche su quello, per diciamo darvi quelli che sono i miei prodotti preferiti appunto in tema esfoliazione. Io con questo chiudo, vi do semplicemente un bonus, nel senso che se non siete amanti della doppia detersione e cercate un'acqua micellare, perché appunto l'acqua micellare per struccarvi vi piace di più, vi ricordo due cose molto importanti. Uno, non sfregate troppo, quindi scegliete un'acqua micellare efficace che non debba essere continuamente sfregata nei punti soprattutto delicati del contorno occhio e delle palpebre. Posate il dischetto, lasciatelo qualche secondo appunto posato sulle vostre palpebre e poi dolcemente tirate verso il basso, sciogliendo pian piano il make-up, facendo appunto questo movimento e non il movimento di sfregamento. Seconda cosa, ricordate che l'acqua micellare va assolutamente risciacquata, quindi va bene che voi utilizziate l'acqua micellare, però poi possibilmente effettuate un lavaggio del viso con un prodotto appunto schiumoso e con l'acqua, quindi togliete i residui di acqua micellare dal vostro viso. In tutto detto questo, diciamo, io come acqua micellare ne ho dovuto utilizzare una per parecchi mesi quest'estate, perché non potevo andare a utilizzare la mia doppia detersione amatissima quando avevo fatto la dermopigmentazione alle sopracciglia, che non dovevano quindi essere trattate con prodotti oleosi e dovevano essere bagnate il meno possibile, e quindi struccavo il mio viso, diciamo, passando il dischetto evitando le sopracciglia con la Rovectin Clean, non riesco oggi, Rovectin Clean, che è quest'acqua micellare che appunto ho preso sempre da YesStyle, per farvi capire quanto l'acqua micellare abbia comunque la possibilità di lasciare sul vostro viso dei residui schiumosi. Guardate quanta schiuma fa quando appunto la vado ad agitare. Chiaramente sono le micelle, che però non devono essere lasciate sul viso. L'acqua micellare va sciacquata assolutamente, perché sennò vi rimangono anche dei residui di trucco sul viso, perché praticamente non sempre, secondo me, tutti usano il dischetto finché assolutamente non vedono il dischetto super pulito. Levano via, fanno un paio di passate, secondo me a passare un ultimo dischetto bianco pulito senza niente qualche cosina rimarrebbe ancora. Quindi non è il mio metodo preferito, ma se voi, diciamo, lo amate, o se mi promettete di andare dopo con un detergente appunto schiumoso ad asportare quanto resta, utilizzate pure, senza sfregare troppo, un'acqua micellare. E questa, secondo me, è una delle migliori, proprio perché, essendo molto efficace, fa sì che voi non andiate a sfregare come delle forsennate la vostra pelle. Questo era il video di oggi, spero di essere stata abbastanza breve, esaustiva, di avervi consigliato dei buoni prodotti e di non avervi annoiato. Fatemi sapere se l'idea di dividere i preferiti in questo modo è di vostro gradimento, magari suggeritemi le sezioni in cui potrei dividere i prossimi video. Se avete dei prodotti di questa sezione, quindi dello struccaggio e della detersione, indispensabili secondo voi o per voi, o comunque da consigliare alla community, mi raccomando, lasciate un vostro commento. E se il video vi è piaciuto, potete iscrivervi, attivare la campanella e lasciare il like a questo video. Noi ci vediamo domani con un video che dovrebbe essere un vlog, quindi vi aspetto, vi mando un bacio e ci vediamo domani.